novità di quest'anno è il fatto che comunque Pesaro, capitale della cultura, si è voluto dare appunto un valore aggiunto anche ai prodotti tipici locali. Quindi all'entrata della fiera troverete le proloco della provincia che hanno partecipato e quindi ci sarà la possibilità di mangiare e comunque assaggiare i prodotti tipici del territorio. Questo è stato un progetto che appunto la cultura ha voluto inserire all'interno della Fiera di San Nicola, però comunque non manca sicuramente la tradizione della Fiera di San Nicola, che ricordo a tutti ha una storicità la Fiera di San Nicola e riguarda appunto la vendita dei prodotti dell'agricoltura, quindi l'aglio, la cipolla, che negli anni passati veniva appunto portata dall'entroterra al centro della città di Pesaro. Quanti espositori saranno presenti e quali saranno le zone coinvolte? Sicuramente ci saranno più di 500 espositori. Ricordo a tutti che la Fiera di San Nicola è una delle fiere dell'Italia centrale, una delle più grandi, e quindi faccio i miei complimenti comunque per tutta l'organizzazione a Pesaro Parcheggi, ma anche tutti gli attori che girano intorno alla Fiera di San Nicola, appunto delle varie associazioni, la Polizia Municipale, e la Protezione Civile. Ci sono tanti enti che lavorano insomma per far sì che ogni anno abbiamo una Fiera di San Nicola importante. Quest'anno c'è stata anche molta attenzione per la disabilità, quindi ci saranno dei parcheggi dedicati alla disabilità e poi anche il Marche Multiservizi che si rende disponibile, quindi c'è un lavoro di sinergia che inizia già da mesi. Quest'anno abbiamo anche dato più possibilità agli ambulanti di organizzarsi meglio, quindi lo ZTL inizierà prima appunto per far sì che nel momento in cui apre la fiera tutti gli ambulanti siano posizionati per iniziare la loro vendita.